Egregio direttore, ho iniziato a fare l'attrice a 11 anni. Oggi ne ho 38 e in questi anni mi è capitato di sentire di tutto. Però deve esserci assolutamente una distinzione. Davanti alla violenza o all'abuso, dobbiamo immediatamente correre dai carabinieri e denunciare. Davanti invece ad un approccio non gradito, dobbiamo semplicemente rispondere con un secco no, come ho fatto io molte volte in questi anni. Si può e si deve dire di no davanti ad un avance di un produttore o di un regista importante, se questo non ci piace. Perché la carriera si costruisce con il talento, lo studio, l'impegno e non a letto. Mi addolora molto ascoltare le accuse che sono state fatte a Fausto in questi giorni, perché non corrispondono in nessun modo alla persona che conosco. Pur nutrendo naturalmente il massimo rispetto per le donne che si sono sentite ferite. Mi spiace, anche perché, a prescindere dal fatto che l'imputato in questo tribunale mediatico sia mio marito, non trovo affatto corretto per nessuno essere descritto come il peggiore dei criminali. Mio marito ha ribadito più volte di non avere mai avuto rapporti non consenzienti. In questo momento gli sono vicina perché così avviene tra una moglie e un marito quando si affrontano periodi difficili. Queste accuse formulate in TV, nei salotti televisivi, possono distruggere la carriera di un uomo, il suo matrimonio e tutta la sua esistenza. Se mio marito ha avuto rapporti con altre donne nel corso del nostro matrimonio, voglio parlarne da sola con lui, nel nostro privato, come giusto che sia. Devo capire se come moglie mi ha mancato di rispetto. Sono una madre di una meravigliosa figlia femmina e devo assolutamente esserle di esempio. Sono barricata in casa da 5 giorni e non posso nemmeno portare mia figlia di 1 anno e mezzo al parco, perché sotto il nostro portone ci sono giornalisti e paparazzi a qualsiasi ora del giorno e della notte. Anche questa può essere considerata violenza sulle donne. In questo caso, io e mia figlia.